Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui a Derial Capibara che vi parla. Nel video di oggi siamo tornati sulle challenge di venerdì 13 e questa è la terza sfida che vi faccio vedere. Allora, per questa sfida non serve un JSON particolare, io vi consiglio di utilizzare quello che volete, vabbè, io userò il secondo. Bisogna fare diverse missioni, appunto. Quindi uccidere entrambi gli animatori entro 2 minuti, vabbè, basta che semplicemente fate in fretta, andate lì a cozzate. Poi rovescia la benzina in gola a Kenny, spacca la testa a un animatore con la porta, vabbè, questo sapete farlo anche voi. Ferma un animatore sul posto col segnale dello stop e poi c'era quasi, è un po' particolare, accozzare la testa di Jay e Kenny prima che scappino. Vi faccio vedere adesso come fare le parti più interessanti. Is dead, everyone is missing, and the phone line was cut, and now the power is out. This is really starting to freak me out, Kenny. I know, it's weird, but it's probably nothing. No, too many things are happening for this all to be a coincidence. Something feels wrong. Chad must not have topped off the generator with gas. Probably toking too much of his weed. Yeah, I guess you're right. I'll try to relax. You rest here. I'll go see what's the matter with the generator. Perfetto, eccoci qua con JSON parte 2, adesso vi faccio vedere cosa dovete fare. Anche questa missione è abbastanza semplice. Comunque aspettate che Kenny esca dalla porta, uscirà esatto o da questa porta o da quella sul retro. Comunque la strada che farà sarà sempre la stessa. Allora, Kenny, eccolo lì, lo vedete in rosso. Sta andando ad aggiustare il generatore dell'elettricità. Quindi voi cosa fate? Lo seguite semplicemente. Fate la sua stessa strada. E ecco, lui sta andando nella casa lì davanti. Adesso lui vedrete che corre, ma no, non mi ha visto. Se ve lo state chiedendo. Ok, perfetto. Kenny va. Adesso cosa dovete fare? Lui aprirà questa porta e se la chiuderà dietro. Voi andate qui, aspettate, boh, neanche un secondo. Vabbè, aprite comunque. Lui sarà qui ad aggiustare. E voi, man! Perfetto, e il primo è andato. Allora, il cadavere purtroppo non si può spostare perché sennò lo nasconderei. Allora, adesso rimane AJ da uccidere. Eccola lì, AJ. Perfetto, aspettate che AJ esca dalla casa. Farà un percorso un po' strano. Prima passerà per i bagni, entrando da una finestra, e uscirà da lì, da quella porta là. Voi aspettate che esca. Perfetto, una volta che esce, tenterà cosa? Di fuggire prima, Sanna di qua. Va da Kenny. E Kenny però è morto. E adesso così perdete un teschio. Ma non importa perché non è necessario fare 3 teschi per vincere questa sfida, basta farne 2. Aspettate che AJ si allontani. Perché vuole appunto fuggire. Voi la inseguite sempre con un po' di distanza, di sicurezza, non per il chodib, ma perché sennò ve becca. Poi vedrà che c'è il bro e suo impiccato della mo. Allora dovreste riuscire a ucciderla in quello stop lì, però farà una strada un po' diversa. Perfetto, e adesso vi farò vedere come fare il secondo metodo per finire la missione, ovvero fai accozzare le teste di Jay e Kenny prima che scappino. Allora, stavolta Kenny non dovrete ammazzarlo e vi direte: ma come? Allora, aspettate che Kenny esca dalla porta. Aspettate un attimo che entri all'interno di sta baracca chiamata cosa delle luci, generatore. E dalla finestra, stavolta, aspettate che lui finisca di riparare il generatore. It started. Perfetto, una volta che ha riparato il generatore, lo seguite di nuovo. Tornate indietro con lui. E
Cazzo c'ha? No, non mi ha visto. Ok, boh, ha urlato. Oh, fuck. Però no, non mi ha visto. Comunque, seguite Kenny, che si metterà a correre come un dannato. E andrà in questa casa insieme a AJ. E gli dirà: ehi, bro, ma lo sai che ho riparato il corrente? E dirà: bene, andiamo a suonare a fanculo. Andiamo un poco. Ok, eccoli qua. Someone seems to be sabotaging the camp. They cut the power. He killed our friend. We need to get the hell out of here fast. Perfetto, adesso i bro e AJ si metteranno a correre come dei dannati di nuovo. Eccoli qua. Quindi cosa fate? Lo voi li seguite. Perfetto. Loro corrono, ma voi ve ne sbatterete il cazzo altamente. Adesso smetteranno di correre, vabbè, comunque piano piano seguiteli. E cosa vedranno? Oh no! Ma l'impiccato chi c'è? È il mio bro, è proprio lui, è il Chad. E mentre guarderanno il Chad, voi cosa farete? Andrete dietro a loro e fate questa cosa. Bene ragazzi, spero che anche il video della terza sfida vi sia stato utile. Noi come al solito ci vediamo in un prossimo video oppure alla quarta sfida. Bella!